Ok, sentite? Sì? Ok. I'm going to switch in English so anyone can understand me. So welcome you all. So I'm Omar, community manager of this space. I'm here to introduce you a little bit. You cannot hear me? No. Ah, la musica. Ok. I'm here to introduce you a little bit about us, and then you are here because, as you can see on the back, this is the place where innovation lives, so we are pleased to host such an event. So we are, as you can see here, a European community, not just a space, as many can think. We think that people can actually grow with the right network and the right skills. That's how we provide them with that. Let's see if I can switch the slide. Okay, so how we would do it? So we offer different products and services. First of all, we are a European co-working network where professionals in the digital field can connect and develop their businesses and their projects. So we have several spaces around Europe, and then we are a great family for the, for all the digital professionals and companies that deal with innovation. Then we also help people having the right skills to work in the digital field. So we have our innovation school, and we offer different courses in the digital field, such as coding, data, design, marketing, and business. So we train people on these subjects, helping them to get their future job. Then we also have educational programs for business, for corporates. So we provide with courses to corporates in order to help them face their digital transformation journey, facilitating this journey by offering them dedicated workshops or educational programs. Then this is us in numbers. As you can see, Talent Garden started in 2011 when we opened our first campus in Brescia. So it all started in Italy. Then in 2015, we launched our innovation school, and then we started to expand our business across Europe. So we became internationally. So here you have a view of the countries where we are. So we are currently in 8 countries with 18 campuses, and then some other numbers really helpful to get us know better. Then we have, as I said before, different study areas that we cover with our innovation school. So data, business, marketing, design, coding, and cybersecurity. So we provide with part-time and full courses, and we actually have a really high rate of placement of the students that attend our courses, 98, if I am not mistaken. Then in last year, in 2021, we acquired Hyper Island. Hyper Island is the largest edutech company in Europe that deals with edutech. So we acquired them because we want to place ourselves in Europe as an edutech company, and we are starting to grow really faster on this business. These are some of the corporates that believe in us. They are both members, and then they also collaborate with us for our educational programs. And then here you have some reasons why innovators and explorers choose us. They choose us to join a community. They choose us because they want to find new talents, and then they want to be inspired with a strategic vision and developing new digital skills, and then other reasons why. Thank you. So I leave the stage to Silvia again. Ti lascio anche questa e ti lascio il microfono. Mi sentite? Ok, grazie Omar per l'intervento, buon pomeriggio a tutti. Io sono Silvia, partner, scusate, sono un po' emozionata, partnership manager a Worldlift, non capita tutti i giorni.
volevo ringraziarvi per essere qui oggi e anche alle persone che ci stanno seguendo da casa. Noi non siamo nuovi del Talent Garden perché eravamo qui anche nel 2019. Non so se c'era qualcuno di voi in quell'anno. Bene, tutti nuovi, c'è Kim laggiù che in realtà c'era. Quindi siamo molto contenti di avervi qui, è anche un modo per conoscerci meglio e condividere quello che è, no? La nostra passione. Quindi oggi ci saranno sei interventi che sono diversi tra di loro, ma chiaramente sono legati da un filo che li unisce, che sono la SEO e l'innovazione. Ogni intervento avrà una durata di circa 15 minuti e un po' di tempo anche per fare delle domande. Detto ciò, non rubo altro tempo. E lascio il palco al co-founder e CTO di Worldlift, Davide Riccitelli. Hello, nice to meet you. My name is David. Ah, in italiano facciamo allora? Ok, allora io sono Davide e sono cofondatore e CTO di Worldlift. Conoscete Worldlift? Benissimo. Allora cominciamo da qua. Che cosa fa Worldlift? Worldlift cattura traffico da Google, quindi traffico SEO organica, utilizzando una cosa che si chiamano i dati strutturati. I dati strutturati sicuramente li conoscete. Perfetto. Però c'è una cosa molto importante sui dati strutturati. Di solito le persone che fanno i dati strutturati li scrivono nella pagina e li collegano all'URL del sito web. Noi facciamo una cosa un po' diversa. Noi facciamo una cosa che si chiama Semantic SEO e Linked Data. Cioè noi praticamente prendiamo i concetti che sono ben conosciuti in giro per il mondo, come quelli che troviamo su Wikipedia, ad esempio, e li colleghiamo in qualcosa che si chiama un knowledge graph, quindi una rete di conoscenza del sito web. Perché questa cosa è importante? Perché questa cosa permette a Google di capire esattamente di che cosa state parlando sul vostro sito web o sul sito web di cui volete incrementare il traffico. E quando Google capisce di che cosa state parlando, ricordiamoci sempre qual è la missione di Google. Chi è il cliente di Google? Il cliente di Google è l'utente che fa una ricerca, siamo tutti noi. E qual è la missione di Google? Darci le cose che noi stiamo cercando. Quindi nel momento in cui Google riesce a capire esattamente, o meglio, diciamo di prima, qual è il contenuto del vostro sito web o del sito web che curate, allora Google è in grado di dare la risposta più giusta. E quindi quello che abbiamo visto quando facciamo questa cosa, già in un paio di settimane abbiamo un incremento di traffico a due cifre. Questo è un esempio di quello che facciamo. Quindi questo è quello che praticamente vede Google. Questi sono i dati strutturati, sicuramente avete visto più o meno questa schermata. E questo è quello che vi dicevo prima, cioè che noi mettiamo un indirizzo univoco e permanente. Questo è un requisito di quello che si chiama i Linked Data a 5 stelle. Diciamo, le stelle rappresentano i diversi requisiti per fare i Linked Data e l'ultimo requisito, vari requisiti che sono chiaramente interpretati dai computer, sono un formato aperto, eccetera, eccetera, e l'ultimo requisito è che l'indirizzo dei concetti che noi mettiamo dentro il sito web sia un indirizzo che il motore di ricerca e i computer possono contattare, possono utilizzare per estrarre questi contenuti, questi dati. E questo indirizzo deve essere permanente, cioè io lo creo oggi e tra 10 anni deve essere lo stesso, tra 20 anni deve essere lo stesso perché identifica univocamente quel concetto. E questo, ad esempio, è un sito web di un nostro cliente, un sito molto bello, si chiama Free York, arte, fotografia, quindi se vi interessa anche vi consiglio di andarlo a vedere. E su questo sito hanno creato un knowledge graph molto grande e questa è l'entità di New York. E la cosa più interessante è che questa cosa qua è la stessa che fa DBpedia, cioè Wikipedia. E Wikidata, quando loro praticamente cominciano a mettere questa serie di proprietà. E qui vedete che noi praticamente colleghiamo questa entità che si trova sul sito di Free York ai dataset come DBpedia. Quindi siamo in grado di dire che la nostra entità New York è esattamente quella città New York che è ben conosciuta su Wikipedia. Non solo, siamo anche in grado di dire
a DBpedia e a Wikidata che questa è l'entità New York, cioè facciamo una sorta di backlink semantico. Adesso qual è però il tipico problema di cui soffriamo, chiunque lavora in questo settore, e abbiamo vissuto anche noi, perché soprattutto quando si lavora con l'organica e non si ha un tag della campagna, è difficile dire al cliente questo traffico te l'ho portato io, no? Perché è un'organica, quindi come facciamo a dirlo? Quindi questo ce lo siamo chiesti anche noi, come facciamo a dimostrare che le entità portano traffico e come facciamo a discriminare quali sono le entità più importanti, cioè quelle che comunque portano un valore aggiunto al sito web. E questa è la problematica che abbiamo cercato di risolvere negli ultimi tempi. Questo è chiaramente lo strumento che tutti noi conosciamo benissimo, quindi parliamo della Google Search Console e parliamo dei dati che vengono da strumenti di analitica come Google Analytics, Google Ads, Adobe Analytics o altri. Quindi questi sono di solito gli strumenti che noi utilizziamo per misurare le KPI del traffico. Allora, quello che abbiamo fatto, abbiamo pensato che c'è un bellissimo strumento che si chiama Google Data Studio, chi non lo utilizza ancora consiglio di andarlo a vedere, che è un software che aggrega, sempre creato da Google, quindi utilizzo anche gratuito, e è un software che aggrega dei dati da differenti fonti. Quindi, come abbiamo visto prima, ci sono le fonti da Google Search Console, di Adobe Analytics o Google Analytics e quant'altro. Io spesso anche diversi weekend con degli amici a fare tutti i grafici, questo è quello che fa Data Studio. Quindi praticamente quello che noi abbiamo fatto, abbiamo detto perché non creiamo noi un connettore per Data Studio. Cioè, quando io mi vado a creare i miei grafici, posso scegliere di caricare i dati del Knowledge Graph creato con Wordlift. Quindi abbiamo creato quello che si chiama un Data Studio Connector. Adesso vi faccio vedere rapidamente un esempio di questo, di un report di Data Studio. Sì, aspetta. Si vede? Perfetto. Allora, questa è praticamente, non so se l'avete mai usato Google Data Studio, però questa praticamente è l'interfaccia di visualizzazione. È proprio un report fatto a pagine, praticamente. Questa, vabbè, chiaramente è la prima pagina con il logo aziendale. Questa è la seconda pagina dove facciamo vedere i contenuti del Knowledge Graph. Inizialmente ci mette un pochino di tempo a caricare i dati, ce ne sono abbastanza, dopodiché i dati vengono inseriti in una cache e quindi l'accesso è molto più rapido. E qui in questo report viene disegnato proprio trascinando i grafici, trascinando le tabelle e collegandole ai dati. Quindi quello che noi vediamo qui tra poco sarà l'elenco delle entità che io ho creato nel mio Knowledge Graph. Vedremo il tipo di entità che fanno parte del mio Knowledge Graph, quindi ci sono entità di tipo thing, entità di tipo person, entità di tipo creative work, probabilmente le conoscete perché sono quelle che anche Google promuove all'interno della sua documentazione. Ecco, per esempio, su questo sito che stiamo prendendo in considerazione, posso dire che più della metà delle entità che sono state create sono di tipo thing. In un sito di e-commerce tendenzialmente sono product, in un sito di ricette saranno recipes. Qui ho thing al 50%, un altro quarto sono persone, e poi ho creative work, organization, place e via dicendo. Questo è l'elenco delle entità. Qui ho anche un indicatore abbastanza interessante, cioè un sito che ha circa 2600 pagine vive intendo dire che, dato che questi sono dati che escono dalla Google Search Console, vuol dire che ricevono traffico nell'ultima settimana, e ha un totale di 745 entità, quindi anche un buon rapporto, se vogliamo. E questo è anche un indicatore molto interessante, perché noi colleghiamo praticamente le entità alle pagine. Questo è importante perché diamo una connotazione semantica a queste pagine. Pensate ad esempio se scrivo pubblico una ricetta e ho una serie di ingredienti che compongono questa ricetta, per me questi ingredienti sono dei concetti che io posso collegare al mio Knowledge Graph e quindi di nuovo comunicare con una certa certezza a Google quali sono gli ingredienti. Quindi questi sono, diciamo, i collegamenti che ci sono da queste pagine a queste entità. Sono i tempi? Qui invece ho l'informazione che prende i dati del Google Search Console, quindi i tipici KPI come impressions, clicks, CTR e average position, e sono collegati insieme ai tipi di entità. Quindi in questo caso posso vedere quali sono i tipi di entità che ricevono più traffico sul sito. Ci sono siti dove tendenzialmente vedo che gli eventi, per esempio, hanno una posizione molto bassa,
però hanno un click-through rate molto alto. E questo, per esempio, mi dà un'indicazione che il tipo di evento può essere comunque un tipo interessante perché mi porta un buon traffico. Ogni sito è chiaramente diverso, per questo questo tipo di report è importante perché mi dice dove devo andare a incidere. Anche qui la prima volta ci metto un po' a caricarlo e dopodiché è più veloce. In ogni momento io poi ho messo dei filtri qui per cui posso scegliere, come faccio sulla Google Search Console, il periodo che voglio prendere in considerazione e i tipi di entità che voglio verificare. Ecco, vedete, questo è proprio il grafico, un po' come lo vedete dentro la Google Search Console. Questo è un altro dato interessante. Qui posso vedere il traffico diviso per entità. Quindi in questo caso io posso vedere se sto facendo anche un buon lavoro, se vogliamo. Ad esempio, questo sito che stiamo, i dati di questo sito che stiamo guardando è un sito sudamericano, si chiama espiritismo, quindi un qualcosa legato a un concetto spirituale, e vedremo che l'entità che porta più traffico è proprio il concetto principale di espiritismo. Quindi vuol dire che io sono riuscito, utilizzando il knowledge graph e il web semantico, a descrivere perfettamente a Google che quello è il mio core, è il mio argomento principale. Inoltre qui portiamo delle altre KPI abbastanza interessanti, dove facciamo vedere la differenza di traffico acquisita tra le pagine che ho marcato e le pagine che non ho marcato. E questo è diviso sempre per entity type, quindi qui posso vedere che, ad esempio, le entità di tipo thing acquisiscono più, hanno più impression, hanno anche una grande quantità di click, poi quelle di tipo person e via dicendo. Quindi mi danno comunque delle informazioni utili per migliorare il mio lavoro rispetto alla SEO semantica. L'ultima pagina che ho qui mi fa vedere quali sono le query che portano traffico sul mio sito e come sono collegate ai dati semantici. Per non perdere tempo, questo lo salto. Questo è più o meno come funziona. Noi abbiamo creato una piattaforma, chiaramente nel cloud. Non pensavo che un giorno avrei detto una cosa del genere. Abbiamo creato una piattaforma nel cloud e praticamente la nostra piattaforma al suo centro ha un hosting del Knowledge Graph e dal lato dell'acquisizione del dato ci sono delle API e quindi il sito web si collega a queste API. Per WordPress abbiamo un plugin e per altri siti abbiamo diciamo, la possibilità di chiamare le API direttamente. E usiamo un formato che si chiama RDF, che è un formato semantico, è un formato, diciamo, della conoscenza, dove si esprimono le affermazioni con soggetto, predicato, oggetto. Queste informazioni vengono salvate dentro il nostro Knowledge Graph. Quando stanno qua dentro, noi le utilizziamo anche per fare un po' di machine learning e NLP, significa che praticamente siamo in grado di fare uno scan dei contenuti ed identificare automaticamente quali sono i concetti più rilevanti. E poi abbiamo un altro punto di uscita di questo dato che si chiama GraphQL, che è quello che usa il Data Studio Connector. Quindi quando Google utilizza il nostro Data Studio Connector per accedere a questi dati, facciamo questa query e tiriamo fuori i dati dal Knowledge Graph e poi li mischiamo insieme ai dati provenienti da altre fonti. Ah, sì. Un sacco di cose, ma questo è un esempio di un RDF. Non so quanti di voi l'abbiano mai visto, ma praticamente è il formato tecnico che si usa per scrivere i dati semantici in quella forma che dicevo prima di soggetto, predicato e oggetto. E questo è un esempio di una query GraphQL. Questa sicuramente anche chi fa sviluppo web la conosce perché è il linguaggio un po' dello sviluppo web, ma praticamente qui io vado a interrogare il Knowledge Graph per tirar fuori queste proprietà. E la cosa interessante è che è un linguaggio dinamico, quindi non ho fissato inizialmente qual è la query che devo usare dentro Google Data Studio, perché immaginiamo appunto che chi ha un sito di e-commerce vuole magari tirar fuori dati come il prezzo, o chi ha un sito appunto di ricette vuole tirare fuori dati come ad esempio il tempo di preparazione. Io non posso chiaramente prevedere quali sono i tipi di dati e quindi l'utilizzo di questo tipo di tecnologia mi permette di essere estremamente flessibile. E qui ci sono un po' di link che lascio, non so se da qua non riuscirete probabilmente a prenderli, però dopo li diamo le slide, quindi non ci sarà problema. Spero, grazie. Sì. E se ci sono domande, chiaramente sono a disposizione. Di solito poi è sempre tutto chiaro, quindi no, scherzo. Sì. Sì.
Sì, assolutamente, perché questo è proprio, diciamo, è proprio l'obiettivo di questo tipo di tecnologia, perché chiaramente questo è un dato che starà nel sistema che analizza le conversioni, quindi può essere Adobe Analytics o qualche altro sistema che c'è sul sito di e-commerce. Quindi il vantaggio di questo tipo di lavoro che facciamo è che noi colleghiamo, ci agganciamo ai sistemi esistenti, quindi se c'è già un dato di analisi delle conversioni, noi possiamo arricchire quel dato con i dati provenienti dal Knowledge Graph e dal traffico portato da Wordlift. E tutto questo poi tendenzialmente, allora c'è Data Studio chiaramente che è rinomato perché essendo di Google è aperto, abbastanza diffuso, è tutto configurato in modo abbastanza semplice, qui visuale, quindi non c'è bisogno poi di avere un intervento tecnico particolare. Chiaramente in altre aziende abbiamo visto che ci sono altri strumenti di integrazione, però diciamo il concetto è sempre lo stesso, nel senso che comunque abbiamo un connettore che utilizza questo linguaggio GraphQL. Altre domande? grazie a tutti. Aspetta, questo devo toglierlo. Grazie Davide per l'intervento. Adesso passiamo al prossimo speaker. Lui è SEO Specialist e lavora per il team global di Luxottica. È sviluppatore e fondatore di Neural Text e lavora nell'ambito SEO da quasi 10 anni. E vi presento Alessio Nittoli. Passo. Mi sa che mi è scappato. Se... Aspetta, riprovo. Intanto prendi questo. Scusate, ragazzi, il bello della diretta. Ok. Qua. Mi Va. Sentite? Ok. Salve a tutti. Grazie Silvia, grazie Andrea, grazie a tutto il team di Wordlift per avermi invitato. Sono Alessio Nittoli, lavoro nella squadra... Non si sente? Si è staccato? Ah, mi sentite? No. Sì. Ok, funziona. Però metterò più basso. Adesso? Ok, perfetto. Oggi vi volevo parlare di come utilizzare l'intelligenza artificiale per la creazione di contenuti in maniera sicura. Ma prima due parole su di me. Lavoro nel global team SEO di Luxottica, ormai Essilor Luxottica da qualche anno, e mi occupo di siti come Ray-Ban e Oakley. E, usiamo in pratica tutti i giorni l'intelligenza artificiale per generare contenuti. Ed è proprio questo il topic di oggi. Volevo farvi una domanda. Quanti di voi hanno mai sentito che ho usato GPT-3? A parte le persone di Wordlist e qualche coraggioso lì in fondo. GPT-3 è una delle rivoluzioni nel natural language processing che sono apparse sul mercato negli ultimi 2 anni. E volevo partire dalla sigla GPT-3, partendo dalla fine, dalla T. T sta per Transformer, che è l'architettura che questo modello usa, ed è specializzata nel capire come le parole vengono utilizzate nel linguaggio naturale, che è il linguaggio che utilizziamo tutti i giorni. P sta per pre-trained, che sta a significare appunto che questo modello è già stato allenato su una vasta parte dell'internet, si stima circa 3 miliardi di pagine web in tutte le lingue, compresa anche Wikipedia. E la G sta per generative, che è l'obiettivo di questo modello, che è quello di generare del testo, provando ad indovinare quale sarà la parola più statisticamente probabile in una data frase. E il 3 è l'iterazione di questo modello, la generazione, diciamo, di questo modello, nel senso che, come vi dicevo, è un'area in forte evoluzione negli ultimi anni ed è interessante capire come questa terza iterazione sia molto più potente rispetto alle precedenti.
Ed è molto interessante capire come è facilmente modellabile il modello. E, a differenza di altri modelli per la generazione del testo, quello, per interfacciarci con questo enorme modello basta chiedergli come vorremmo che l'output fosse. Nell'esempio è una GIF, non si vede, chiedo al modello di generare la prima legge della robotica di Asimov. E ovviamente, dato che questo modello è stato trainato, è stato allenato su Wikipedia, ma anche su molti libri stampati, altri dataset matematici e così via, il modello sarà in grado di darmi questa prima legge della robotica. E come vi dicevo, in Essilor Luxottica noi lo utilizziamo praticamente tutti i giorni, anche grazie all'aiuto di Wordlift che ci supporta quotidianamente. Per esempio, GPT-3 nel nostro specifico caso d'uso è molto utile nella generazione delle pagine di prodotto e di categoria. Nell'esempio do come input, chiedo al modello di generarmi una product description per i Ray-Ban Wayfarer in bioacetato. E il modello mi dà in output due possibili output che sono di qualità buona. Considerate che nonostante il modello sia stato allenato principalmente in lingua inglese, funziona anche in italiano, non agli stessi livelli, ma a livelli più o meno accettabili per alcuni casi d'uso, come per esempio descrizione di prodotto e categoria, come stavo dicendo prima, copywriting, è in grado di scrivere dei brevi post sui social media o anche Facebook Ads o Google Ads addirittura, meta description, riassunti estrattivi, a volte le due cose si combaciano, ed anche definizioni, ma non sempre fattuali. Dico non sempre fattuali perché questo è uno dei limiti di GPT-3, ovviamente. È un modello potente, sicuramente, ma non è esente da limitazioni. Tra le limitazioni c'è sicuramente il problema della generazione automatica di contenuti molto lunghi. Fa difficoltà a creare interi articoli di un blog, per esempio, senza nessun intervento umano. Perché? Perché fa difficoltà a collegare concetti tra di loro come farebbe una persona. Non riesce a dare una fattualità alle cose. Molto spesso parla semplicemente, blatera, diciamo, non genera testo. E soprattutto uno dei grandi temi del natural language processing in questo momento è quello del bias razziale e di genere. Nell'immagine sulla destra potete vedere un conteggio delle co-occorrenze per quanto riguarda due generi, maschile e femminile. Per esempio, sull'uomo potete vedere una serie di aggettivi che descrivono l'uomo, mentre sulla destra potete vedere degli esempi, degli aggettivi che il modello associa alla figura femminile. E questo ovviamente, come dicevo, è un grosso problema perché non è un modello che, almeno allo stato attuale delle cose, così come viene usato appena lo usate, è inclusivo. Però che cosa ne pensa Google per l'utilizzo di questo modello? Ovviamente in Google Search Central c'è una chiara indicazione sui contenuti generati automaticamente, soprattutto GPT-3 è categoricamente proibito, rientra nel testo generato utilizzando tecniche di creazione sinonimo, offuscamento e testo generato tramite processi automatizzati, come ad esempio catene di Markov, che è un'altra rete neurale di qualche generazione precedente. Anche John Mueller recentemente si è espresso riguardo all'utilizzo di GPT-3 per la SEO, assimilandolo al contenuto spinnato, quindi non di aiuto all'utente, e quindi è possibile prendersi una penalizzazione manuale usando GPT-3.
Però ovviamente va anche considerato il perché Google non vuole che vengano generati dei contenuti con l'AI, perché a volte i contenuti generati da AI hanno qualità veramente molto bassa e vengono assimilati a dello spam. E cliccare su un bottone e generare un articolo potrebbe essere eticamente discutibile per questioni di copyright. Google non vuole essere inondato da contenuto commodity, quindi che sia tutto uguale, non apporti del valore all'utente. E addirittura Google stesso vuole provare a rispondere ad alcune query usando la sua stessa AI. Ad esempio, in alcuni knowledge panel, Google prova a riassumere, usando il suo knowledge graph interno, la sua versione di GPT-3, prova a descrivere delle entità. Ma non è l'unico utilizzo. Google Docs ha una funzione che permette di riassumere il contenuto che si sta scrivendo, o anche i sottotitoli di YouTube vengono generati tramite l'AI. Il problema è che recentemente, nell'ultimo mese, c'è stato l'App Full Content Update. Molte persone si chiedevano, ma è possibile che Google riesca a capire quando un contenuto è generato dall'AI oppure no? E su internet si trova un tool che si chiama GPT-2 Detector, in cui, come vedete, gli ho dato come input la descrizione generata da Google, e quello che mi dice è che il testo è reale per il 99%. Quindi questo tool non è adatto a capire se GPT-3 viene usato per creare contenuti. Perché? Perché veniva usato semplicemente nella versione precedente, che era molto più semplice, sia a livelli di dati con cui è stato allenato, sia nella varietà di contenuti che il modello generava. Però appunto molti siti su internet, anche in Italia, provano ad utilizzare GPT-3 per avere un vantaggio competitivo e sfruttare questa debolezza di Google per riconoscere i contenuti generati dall'AI. Nell'esempio c'è un sito che fa 1,3 milioni di traffico organico al mese, con lunghezza dei contenuti di circa 800 parole. Qui si va sulla quantità e non sulla qualità, perché è un sito che prova a fare scraping dei People Also Ask oppure del Google Autosuggest, mettendo dei modificatori come domande, e prova a usare GPT-3 con successo per posizionarsi e indicizzare circa 600.000 pagine, monetizzandolo con il display ads. Però ovviamente ci sono dei modi, ovviamente vi starete chiedendo com'è possibile adesso che chiunque può generare 8, 900, 1000 parole con il solo click di un bottone, com'è possibile cercare di combattere o usare questa tecnologia a nostro vantaggio. Ci sono due modi. Il primo è capire che cosa si intende per information gain, e il secondo è quello di investire in dati e ricerche inedite. L'information gain, l'avrete notato, ogni volta che fate una ricerca su Google, molto spesso il primo risultato dice qualcosa, il secondo risultato dice esattamente quello che dice il primo, e così via. Quindi le SERP stanno diventando sempre più simili tra loro. Perché una delle tecniche più usate da noi SEO è quella di vedere che cosa si sta posizionando sulla SERP e copiarci gli uni con gli altri. Però quello che l'information gain sta cercando di cambiare è un patent adesso, un brevetto, quindi non si sa effettivamente se e quando verrà usato come segnale di ranking, ma potrebbe essere. Quello che si sta cercando di capire da Google è questo score interno per misurare quanto valore aggiunge all'utente una serie di pagine in base all'informazione che questo sottoset di pagine ti dà. E per finire, un altro metodo per
sopravvivere in questa epoca di contenuti generati con l'intelligenza artificiale è quello di investire in dati e ricerche inedite. Usare la propria esperienza, fare dei sondaggi con i propri clienti, parlare di che cosa si è imparato nella propria industry, fare esperienze reali di prodotti e anche fare interviste con esperti del settore. Io ho finito, grazie mille. Se ci sono domande? No? Tutto chiaro anche stavolta. Una domanda, due domande. Premetto che sono ignorante del settore in quanto mi stanno facendo, ma l'AI non l'ho mai utilizzato, no? Dal punto di vista, quando hai mostrato quel tool che serve a capire se un contenuto è generato mediante GPT-2, no? Mi rendo conto che sto facendo una domanda più di filosofia che pratica, perciò prendila con un tizio di sale, nel senso che cosa ti può garantire, appunto, tu lavori per Ubisoft, che è un sito serio, non un sito di spam che l'anno prossimo produce il dominio, quindi qual è la tua prospettiva sul fatto che probabilmente un giorno con l'evoluzione tecnologica potrebbe uscire un algoritmo per detectare anche l'uso di GPT-3 e tu rischi di trovarti un giorno con un sito che ha tanto contenuto anche generato con questo algoritmo? È un'ottima domanda. Mi vengono in mente due risposte. La prima è quella che GPT-3 è talmente plasmabile che è possibile non solo, prima vedevamo nelle prime slide come un'indicazione dell'output desiderato ti facesse vedere un output, non so, scrivimi la prima legge della dinamica. Si può andare addirittura oltre, si può dare dei dati umani per allenare ulteriormente questo modello per allinearlo allo stile del proprio brand. E questo ti permette di usare dati di persone reali e fare in modo che l'algoritmo migliori ancora di più. Ti do un'altra risposta. Vai, fiocca una domanda. Però è stata una domanda dura, perché non loro, ma un altro cliente molto grande nel fashion, ci ha dato un voto a un contenuto che abbiamo prodotto con un modello fatto apposta per loro. Il voto era reselling. I won't do this in English, so I didn't follow. So we got a brand today from a client, not them, but at their size, and we got below average of the human editor. And of course we were unhappy, but still pleased of the fact that we are getting to the point where we can be compared to the human editor. And I mean, we weren't far, and with a few tricks, we know that we can make it. You know, we know that we can get very, very close to the editor. Point being is that if the model is trained with data, and if you use it for creating factual description, in this case of products, then the quality of the content, even if it's automatically generated, is good. It's as good as the human editor, almost as good as the human editor. The workflow might be slightly different. Maybe the one that currently checks the content will need to do something more. But now we have an editor that can write a lot of content with exact tone of voice and what type of content we write. That's what matters. That's kind of the point. Jumped on it because it was fine. Spero che sia una risposta esaustiva. Però ecco, appunto, il segreto è quello di non fare in modo che vada da solo, cioè serve sempre una persona nel loop. Ciao, grazie intervento. Volevo chiedere se avete fatto dei test in termini di conversioni per capire se ci fosse una differenza di conversione sulle pagine di prodotto tra quelle scritte dall'AI e quelle scritte invece? Sì, infatti è uno degli ultimi meeting che abbiamo fatto con Wordlift. Non posso ovviamente dire dei numeri assoluti, però abbiamo visto circa un 30% di aumento delle revenue tra le pagine, ovviamente traffico organico, ti sto parlando solo, quindi tra le pagine che hanno usato delle descrizioni di prodotto generate dall'AI. Considera sempre che abbiamo un processo editoriale per accettare le descrizioni di prodotto abbastanza lungo. Ci sono due passaggi di umani nel validare sia il tone of voice che l'accuratezza. Quindi sì, ti posso dire un 30% su Ray-Ban, tra l'altro.
sull'US, non sull'Italia. No, dei risultati più belli dell'anno. Ok, però ecco, tu dicevi c'è un flow di due persone. Esatto. Quindi non è un algoritmo che scrive. Non è un algoritmo che scrive, ma soprattutto è un algoritmo che è stato modellato secondo il nostro, la nostra... Istruito. Esatto. Continua ad essere corretto continuamente e si spera appunto... Un algoritmo è un processo. Sì, sì, sì. E qual è la cosa del processo? Che il processo si può fare una cosa che altrimenti prima il team editoriale non poteva fare. No, indipendentemente dal controllo, se uso l'intelligenza artificiale, io come editor, io come team editoriale, posso fare delle cose che prima non potevo fare. Ad esempio, nel caso di Rayman, noi adesso possiamo descrivere tutte le varianti di prodotto. E prima il team editoriale invece era giustamente limitato al prodotto madre. Però è sempre il team editoriale che produce il risultato, nel senso che hai supporto alla generazione, poi ci sarà un processo di generazione che sarà simile. Sì, anche perché come immaginerai è molto difficile scalare su centinaia o migliaia di prodotti, anche e soprattutto perché sulle varianti cambia molto spesso uno o due attributi, per cui molto spesso il rischio di creare contenuti duplicati è molto alto. Sì. Arrivo. Se questo strumento dovesse evolversi, la figura del SEO copywriter potrebbe scomparire o meno? Non credo, sinceramente, perché cioè, più che altro ci sarà questo switch dalle keyword, come c'è già stato, dalle keyword singole a questi cluster di argomenti e di topic in cui ci sarà l'utente al centro di queste, di tutta la ricerca. Infatti Google sta molto spingendo anche sui journey, sui search journey, perché appunto molto spesso quando fai una ricerca è semplicemente l'inizio di una conversione, cioè magari ci sono conversioni che hanno bisogno di più tempo rispetto ad altre, e quindi la SEO è un canale che comunque continuerà ad aiutare l'utente nei prossimi anni. Altre domande? 15 minuti di domande? Ok, siamo in tempo. Perfetto, grazie mille. Grazie. Bene, ci stiamo scaldando, mi fa piacere che ci siano interventi. Allora, il prossimo speaker is the Brand Search Guy. So, he's a musician, he's an author, he wrote the cartoons we'll talk about. And so, I present you Jason Berton. Hoppla. Grazie mille. Hello everybody. I don't speak Italian, I'm sorry. I can sing a song for Wordlift, and Brad and David are worth it. Ooh. So, yeah, I was a musician, punk folk, now jazz. So I can sing, I was a blue dog. We can see all that during the presentation. This is being live stream. I'd like to say hello to the people watching the live stream. There are 12 people watching the live stream. Welcome, and I hope you're enjoying it. I'm going to talk about Google as a child. It's thirsty for knowledge, and we need to educate it. I think a lot of us are afraid of Google. Google is this massive machine. It drives so much traffic. It's so important to our businesses. But it's a child, and it's learning. And we're going to look at that today. So I'm the brand SERP guy because I look at brand SERPs, and I want to, first of all, define a brand SERP is what your audience sees when they Google your brand name. That's phenomenally important. They're the bottom of funnel audience. They're your current clients. They're the people you're trying to convert. You've reached out to them on the web. You've got the message across who you are. They've searched for you. Now you need to impress them. That's your business card, as we'll see. This is mine. Woohoo! It's got these lovely characters at the bottom. That's the blue dog, the cartoon. Stanley the Counting Horse is one of my groups from years and years and years ago. And if you look at that, it tells my life story.
It's my business card. It looks impressive. It's colorful. It's got multimedia elements. That is a great Google business card. That is impressive. If you search my name, Jason Barnard, now, you will see that and you will think, yeah, he's a legitimate person in what he says he does. And Google agrees. I get Google's confirmation that I am what I say I am. And for the company, let's be more pragmatic. Your brand message, you work very, very hard. You pay a lot of money to build that brand message and to get those brand visuals on message too. And here you can see with Calicube, we've worked for a year to get this. And it shows our company slogan, it shows our visual identity, it shows our social voice, it shows our products, the SaaS platform and the online courses. And you might think, of course, obvious, Google is always going to understand that. Not true. Search your own brand name, see what comes up. Is it what you expected? Does it project to your audience your brand message the way you wanted that brand message to be shown? Because for us, that's exactly what we get. And as I said, it took a year. So I challenge you all, not right now, tomorrow morning when you get to the office, Google your company's brand name and see if it does indeed reflect your brand message the way you intended. So how do we do that? I think from the title of the presentation, you will have guessed, we educate Google. It's a child. That's Googlebot when it was a child. And it was a child today. That doesn't make sense, but you get the idea. We educate it as to who we are, what we do, and hopefully which audience we serve. That is the foundation of everything. Google is trying to bring its users to the solution to their problem as efficiently as possible. And it can only do that today when it understands who you are, so it can trust you, what you do, it knows you have the solution for its user searching on Google, which audience you serve. You need to make sure that it understands who, which subset of its users are truly your audience, who you can help in a credible manner. And it understands when you educate it. I like to talk about the idea of, you were all at high school, you don't let your mother choose your clothes when you go to the super party with all your high school friends. You wouldn't do that when you're at high school. Why on earth would you let Google decide what it shows about your brand when your audience Googles your brand name? Google is not your mother, and your mother shouldn't have been dressing you when you went to the cool party. And we need to learn to teach it. It's really not complicated. It's thirsty for knowledge. It wants you to explain. It wants you to tell you. It wants you to tell it, sorry, who you are, what you do, and which audience you serve. It's up to you to take control. So how do we teach Google? Oops. Google's a child. It likes clear explanations. I mean, we were talking earlier on, or you were talking earlier on, about automatically generated text. One good thing about those is they're incredibly simple to read and understand. So I'm not saying write like that. We can be more creative, but you need to give it a clear explanation. And our mission is to serve our beautiful clients in the most wonderful way. Doesn't mean anything. I don't think it means very much to your audience particularly, but it certainly doesn't mean anything to Google. Calicube is a digital marketing agency. It's clear, easy to understand. That's what Google's going to understand. And I need to repeat that, and I need to get it repeated on multiple authoritative sources. And those authoritative sources, you might think Wikipedia, you might think Wikidata. It's not that that's important. What's important is a source that is authoritative within your industry, within your geo region for your entity type. At Calicube, we call that entity equivalence. Same entity type, same geo region, and the same industry.
That's where you get the authoritative repetitions that make all the difference in the world to Google. So give the child a reference. Google call that reconciliation. I'll explain that in a moment with a broken plate. I'm not going to literally break a plate, but I'll explain it. You guide the child, you take it by the hand and you explain. And then you use consistent corroboration across multiple sources. But here it faces a huge problem. And this is what we're talking about with Google's education, is it's fragmented information. We think the web is well organized, but it's only well organized because we look at it through the lens of Google, because Google has organized it for us. It sees contradictory information. Think about the staff worker who worked for you 10 years ago. They maybe have posted something about your company 10 years ago. It doesn't correspond to what's being said today. You need consistency. And as I said, the World Wide Web is a complete jumbled mess. It doesn't seem that way, but it is the way it is. And that is what Google is looking at. This is your brand message. This is your brand story in a fragmented plate that's been broken and spread around the web. And what do we need to do? As John Mueller talks about reconciliation. So you need to think about this as the broken puzzle with these small parts of the puzzle all across the web on these different sources, and that plate in the middle is the key. The plate in the middle is the completed puzzle the child needs in order to understand that it's understood, or be confident it's understood, all of those fragmented pieces. You could call that the point of reconciliation or the example of reconciliation. At CaliQ, we call it the entity home. It's a page on your website that you control where you explain your brand message in the way you want Google to present it. You present Google with the content and the references to the content you want it to show on your Google business card, what your audience sees when they Google your brand name. And then you make sure that everything is consistently corroborated around the web. It sounds easy. And it is. But every single company, every single person, every single entity currently has a massive problem of the fragmented information not corroborating, not being accurate, not being consistent. You need a spring clean. That's what we do at CaliQ. We spring clean your entity. Ooh, I'm going to have an advert for that on the TV soon. And you have control. Once you've done that, you have control. You've taught the child who you are, what you do, what audience you serve, which content you produce is useful to them. It understands, and don't ever underestimate the importance of confidence. Understanding is one thing. Confidence is key. If it understands, you're okay. If it's confident, it understands, you've got a great brand message on Google, not only on your brand SERP, but across every single Google result where you appear. Google understands your brand message because we educate it. And I've put WordLift here as well because essentially they're doing exactly the same thing. They build a knowledge graph to push the information across to Google so it understands, so that it's confident. And CaliQ and WordLift, the reason we work together a great deal is because we have the same aim. Educate Google about your tiny corner of the internet. Make sure it understands so that it can send its audience, sorry, the subset of its audience who are truly your audience to your site when you have the right solution, the most credible solution, the most effective and efficient solution for its user. Design your own business card. I'll do this quickly. Usually it's at the beginning, but you talked about the blue dog. What I've done is I'm Mr. Knowledge Panel. John Mueller said so. Please come and help us with the knowledge panel. That's mine. I've worked on that for 10 years. And I love it, and it's beautiful, and it's my super favorite thing in the entire world. Every single day, I do something to try to improve it. I'm currently living in Paris. You can see that from my LinkedIn profile. Next, when it wants to, or you've actually got to point at the machine. I was a voice actor, a cartoon blue dog. I've got that information onto my knowledge panel over there on the right-hand side and into my video boxes there and the IMDb profile that ranks, because being a blue dog is an important part of my life that somebody searching my name would want to know about. I was a punk folk musician. I've got that from my own site there, the barking dogs across there.
That was less important. We were less famous than the Blue Dog, which is strange. I've got a groovy podcast. We've got the Sea Results. We've got the podcast that ranks on my own name. And I'm an author. I've got the book up there. I can get up there, in this case, with the Twitter boxes. Twitter boxes give you real-time control over what your audience sees when they Google your brand name. YouTube boxes, I found out today, update in 12 minutes. So it's getting almost as good as Twitter for real-time control. This and this are real-time control using your social media channels to communicate with your audience through Google. I'm the CEO and founder of CaliCube. CaliCube.com ranks up there that actually says that I'm founder and CEO, and that makes me feel very important and very entrepreneurial. And it's stuck. Oh, no, there you go. We've got the people also ask, who is the brand SERP guy? The answer is Jason Barnard. Once again, educating Google, I've got the people also ask, not because people particularly ask that question, but because I've got Google so confident in the answer that it wants to show off it knows the answer to that specific question. Oops. And that's it. Google now has the completed plate for Jason Barnard, for CaliCube, for WordLift. Next on the list is you and your company. Thank you. Yay. Has anybody got any questions? Oh, right, yeah, but you get to ask them whenever you want. So that's cheating. But ask away, I'm happy. I think what is interesting is understanding in the last 12 months, what has changed in terms of media capacity in Google because of Google Mom. And I think you show, that's the first time that I see that you show the effect of, for instance, YouTube and the immediacy to get content out there. What did you see with images? I mean, it's image also an asset that we can play on the brand set for a company or for a person? And how does it differentiate between a company and a person? Right, well, that's an interesting question. I mean, from my brand, so I shouldn't have given that back. If we go back here to there, the images for the knowledge panel, incredibly important, actually very easy to control. I mean, it's a very simple question of Google groups images and then chooses the dominant image within that group. So this technique here is to actually repeat the same image or variants of that image, all very similar photographs of myself across multiple platforms, and then we get the multiple images in the knowledge panel. On this side, on the left-hand side in the left rail, images will appear first. Images are the easy win for anybody, any company, any person. If you post enough images on your website, featured images, images near the top of the page, high resolution images, you will trigger image boxes here first. And then once you have videos, the video boxes will replace the image boxes because they're more relevant. But it always depends on the industry. So you need to look at the industry. And that's why we have the entity equivalence concept at CaliCube once again, is that I can take entity equivalence for companies within the AI space or Italian entrepreneurs in Italy, and I can put them through CaliCube and give you a template, both for the knowledge panel and for the brand SERP. So I can tell you images are worth aiming for, they're not worth aiming for, videos are what you're looking for. And the idea of templating the brand SERP is simply saying, within your industry, within your geo region, for your entity type, these are the dominant elements within a brand SERP. And a brand SERP effectively represents Google's opinion of what your audience is interested in, what's useful, helpful, and valuable to them. And if your industry is dominated by Twitter boxes and videos, that's where you should be aiming. I had a client recently who's in real estate. Twitter box is simply not worth it. And it seems obvious, but it's really nice to have the confirmation
that you want to be working much more on this. And they had terrible thumbnails. If you're working on video, especially on YouTube, thumbnails are so important. This brand message is so easy to project. And it just takes a good thumbnail and a good systemized brand image. That wasn't the answer to the question, but... and I'm sorry for everybody if I spoke too quickly. I always do. Oh, there's a question from somebody who's actually interested in what I was talking about. As opposed to a friend who was helping out. Well, it's a question that I wanted to ask a while back. You mentioned not letting the other one choose our clothes. Why am I letting Google choose your red clothes? Or is it a personal choice? Ah, we had this conversation. I don't like red. But I was playing a concert as a punk folk musician 6 or 7 years ago. And I had a friend, it's a long story, I won't tell you the whole story, it's all around Manu Chao. But somebody lent me a red top, and it was a red top that Manu Chao had thrown into the audience. And Manu Chao was his hero, and I was his hero from the 90s as well. And so I said, I will wear the red shirt Manu Chao, and I will throw it into the audience, and then you will have the same red shirt from your two heroes. And I actually had a video of the show, and in the first half, before I threw the red shirt in, I looked really interesting. And in the second half, I had a blue shirt on, and I looked really boring. And I realized, when you're wearing a red shirt, you look much more interesting. So it's just to make me look interesting. Yeah, for the headshots in the knowledge panel, it would be very strange. All your headshots like this with your knees up in front of your face. Thank you for the question. That was delightful. Thank you so much. I'll pass on to the next person. Thank you, Jason. Okay, andiamo avanti. La prossima speaker lavora da sempre nel mondo del digital marketing e si è specializzata poi nella SEO, tanto che oggi insegna anche all'Università di Roma 3 un master di economia SEO. Vi presento Maria Chiara Marcella. Ok. Grazie. Ok, mi sentite? Sì. Allora, grazie a voi che siete qui, e grazie a Wordlift. Non mi dilungherò tanto su di me perché, insomma, avete già sentito abbastanza. E invece vorrei dilungarmi leggermente sul sottotitolo, cambia il modo di pensare. Alessio Nittoli lo aveva un po' già preannunciato. È molto complesso parlare di identità ai SEO, alle giovani leve della SEO ad oggi, ma è complesso anche per chi lo fa da un po' di tempo, perché noi siamo abituati a seguire delle scalette, degli interventi tecnici e contenutistici che più o meno sono sempre quelli, quindi al netto dei vari update, delle varie cose che possono succedere, ma cos'è che fa la differenza? Poi è un po' l'esperienza, no? Quello che riusciamo a capire di un progetto che ci portiamo avanti da tanto tempo. Ed è abbastanza complesso riuscire a far capire che non si parla più di keyword selection, no? La vecchia selezione delle keyword, ma qualcosa di più complesso. Intanto partiamo da un dato di fatto. A noi piace Google, non solo a noi, all'Italia, qui è un grafico di statista, Google 99% più o meno. Ci piace tanto, lo utilizziamo e come già è stato detto prima, in qualche intervento prima, che cosa facciamo utilizzando Google? Lo addestriamo, perché c'è un machine learning dietro Google. Ci sono anche i quality rater, che sono invece delle persone che si occupano anche loro di addestrare il motore di ricerca, perché non è che la segnalazione di penalizzazione va a un quality rater, no, quello che il quality rater decide che è buono, poi va a istruire il motore di ricerca. Che cosa succede quindi? È come un cane che si morde la coda, perché noi utilizziamo molto Google è in grado di darci delle ottime risposte che su altri motori di ricerca non troviamo. Considerate che ad oggi forse
l'unica, l'azienda reale, vera di big data, proprio perché nel tempo ha collezionato e continua a collezionare tantissimi dati e dati diversi. E lo dice anche lui, ogni anno registriamo miliardi di ricerche, che vuol dire che aggiunge a queste informazioni che dà al machine learning ulteriori informazioni, quindi si perfeziona. E dice anche qualcosa di più, perché di seguito trovi le informazioni sui fattori principali che determinano i risultati della query. Pertinenza, significato, qualità, usabilità e contesto. Fa anche qualche informazione importante, affermazione importante sul knowledge graph. Qui non si legge molto bene, ma si parla di 5 miliardi di categorie, credo sia luoghi, persone e cose. Si parla di entità, per adesso 5 miliardi, figuriamoci poi. E poi c'è Discover, relativamente appena nato, relativamente, dove noi non digitiamo proprio niente, no? È il motore di ricerca che ci dà degli input. Vi mostro a questo, non so quanti di voi conoscano Vision AI di Google, è uno strumento che si può utilizzare online gratuitamente, ma si può anche ovviamente acquistare determinate specifiche dello strumento. Ad ogni modo, se caricate un'immagine, qualsiasi immagine, questo per farvi vedere a che punto è arrivato di comprensione di un'immagine, adesso parliamo solo dell'immagine, come vedete qui non c'è testo, questa immagine non ha contenuto testuale, caricando qualsiasi immagine lui vi riesce a dire se si tratta di un volto sorridente o meno, gli oggetti che indossa o che usa, se è safe search, se si parla di una, ovviamente qui lui non sa che sto facendo uno speech, ma mi vede col microfono e quindi dice potrebbe essere un musicista, potrebbe essere, non lo so, ha a che fare con qualcosa che presenta. E queste sono le immagini ad oggi. Considerate che c'è un enorme database consultabile delle immagini di Google che vi fa capire Draw di Google, sempre un altro servizio online carino, perché più che altro ludico, perché si tratta di inizi a disegnare e mentre inizi a disegnare Google ti dice quello che probabilmente stai disegnando. E questo per quanto riguarda le immagini. Le parole. Quindi lì non c'era testo, ma lui capisce qualsiasi cosa sull'immagine, anche se non c'è testo. Questo è TensorFlow, che è sempre un prodotto del Google Brain. Io adesso ho messo, così per provare, love, iniziando con love, ma lui ti suggerisce love, quindi amore. È dinamico questa pagina, questo sito, quindi voi potete allargare e restringere. Ma la cosa bellissima, che ci fa capire un po' la relazione semantica, che la relazione semantica non è sinonimo. Perché, ad esempio, vicino a love noi troviamo hate, vicino a love troviamo bad. E a seconda di quanto è vicino, lo spazio vicino alla parola che ho digitato, troviamo delle relazioni più o meno strette. Vi invito a usare questo strumento anche solo per digitare, per fare così della ricerca, dell'analisi, per capire a che livello siamo. E che ancora, a mio avviso, basic rispetto alle potenzialità che ci sono. Questo che cosa significa? Per riassumere, che a me viene un po' da sorridere perché ancora c'è online chi parla di keyword density. Allora, o di numero di parole da mettere in un articolo, di quante volte la parola chiave deve essere ripetuta all'inizio del primo paragrafo. Che cosa significa questo? Che quando, ed è importante perché poi tutta la categoria di SEO ne viene penalizzata questa roba qui, quando incontrate, me ne assumo tutta la responsabilità, agenzie o SEO che vi dicono ma qui manca la parola chiave ripetuta 3 volte, ma qui la keyword density è del 20%, dovrebbe essere del 20,5%, allora o è una persona non competente oppure una persona poco onesta, e diciamo che preferiamo la prima, no? Perché solitamente fanno meno danni dei secondi. Comunque c'è qualcosa che non va. Allora, quando mi hanno chiesto di fare questo intervento, siccome io sono abituata a fare interventi un po' più pratici, un po' appunto di docenza, però non mi sembrava questo il caso, però ho voluto portare un esempio un po' più pratico. Allora mi sono immaginata, no? Ci chiedono di fare una selezione chiave sulle bici elettriche. Io sono
ho preso il bici elettrico per un motivo puramente personale, non solo perché ho una mountain bike a pedalata assistita, ma perché sono, diciamo, una maniaca del rispetto dell'ambiente, insomma, ecologista convinta. Quindi è tutto tornato al mio punto. Che cosa facciamo solitamente? Facciamo una selezione chiave molto più ampia di questa. La selezione chiave include il confronto con il cliente, al quale diremo: guarda, bici elettrica ha un tot di volume di ricerche. Io personalmente non metto mai il numero di volume di ricerche, perché alcune volte si aspettano che le visite siano quelle e non è assolutamente così, anche perché il volume di ricerche ad oggi, così come il posizionamento pure sulla SERP, è qualcosa veramente di quasi impossibile da capire. E poi diremo: no, guarda, dopo bici elettrica ci sono bici elettriche donne, bici elettrica usata, kit e bici elettrica sono tutte le chiavi più, diciamo, con un maggior volume di ricerca organiche. Poi una cosa che io consiglio sempre di fare è anche andare a cercare quella chiave sulle immagini e magari cercare quel prodotto, un'infografica, perché da lì si capisce quali altri elementi possono rappresentare la nostra, ripeto, a me non è mai piaciuto da qualche anno a questa parte parlare di keyword selection, preferisco parlare di argomenti, cioè capire gli argomenti che riguardano un certo topic. Ora, ad oggi non basta nemmeno più fare la keyword selection, perché a seconda di che cosa sto cercando, il motore di ricerca mi può mostrare un risultato diverso, quindi una SERP diversa. Vi porto un piccolissimo aneddoto che però funziona sempre perché è molto esplicativo. Una grossa azienda mi chiede un cliente per la SEO, però mi chiede un consiglio che non c'entrava niente con la SEO su una newsletter. Mandano una newsletter e ovviamente mi chiede un consiglio a cose già fatte, perché sennò l'utilità del consiglio, come dire, non si capisce. Comunque, guarda, noi abbiamo mandato questa newsletter ai nostri iscritti e all'interno dell'email abbiamo messo un PDF bellissimo, molto lungo, approfondito su come stirare le camicie. Allora, gli ho chiesto: ma se cerchi online come stirare le camicie, hai visto che cosa esce? Ah no, ah bene. E che cosa esce? 90% video. Che significa? Che allora, questa non è SEO, questa è un po' logica, che la gente non si scarica un PDF e tiene il cellulare e stira la camicia, no? Vuole vedere sul cellulare magari il video della camicia. Quindi, quando ci sono dei dubbi su che tipologia di contenuto Google si aspetta, ma non è che se l'aspetta Google perché sa che se l'aspettano gli utenti, non è un onus Google, no? Lo fa perché ha tutti gli interessi. Allora dobbiamo comunque andare a vedere che tipo di risultati. E questo potrebbe finire qui, anzi questo finisce qui finché non arrivarono le entities. Le entità sono arrivate da illo tempore, non è una cosa, diciamo, di adesso. Però adesso, diciamo, comincia a essere più pressante l'esigenza di trattare gli argomenti piuttosto che le keyword. Come vedete, questi sono, diciamo, argomenti correlati all'entità bici elettrica, che io ho rintracciato sia analizzando manualmente, diciamo, fisicamente, come vi posso dire, con dell'effort umano, sia con dei software che poi, appunto, un software fatto in casa personalmente che è con R, che ti dà una serie di informazioni. Ma al netto di quali strumenti vengono utilizzati, come vedete, qui non c'è mai bici elettrica viola, che comunque sono cercate, bici elettrica. Ci sono argomenti correlati all'entità bici elettrica, che sono, e l'ho messo in ordine di importanza decrescente. Il più importante è inquinamento ambiente, il codice della strada, la mobilità sostenibile, lo sport e benessere, energia. E poi c'è un Davide Cassani che riguarda, che ha a che fare un po' col freshness, diciamo, con la novità, ma in realtà è correlato alla bici elettrica. Questi argomenti sono frutto, diciamo, di un'analisi relativa all'entità bici elettrica. Che cosa vuol dire? Che se io ad oggi voglio essere un punto di riferimento, appunto un brand, come dicevano prima, io devo poter parlare non soltanto di quell'argomento, quindi di quella chiave, ma di ciò che sta tutto intorno a quella chiave, che non è una chiave, ma è un'entità.
Ricordiamoci poi che queste stesse sono ulteriori, possono essere ulteriori entità. Qui non sto dicendo che c'è una matriosca di identità che vanno esplose, assolutamente, che però leggere, studiare, approfondire quello di cui dovremmo parlare è fondamentale. Non basta ovviamente, cioè non basta parlare dell'entità, è utile, non indispensabile, ma è utile utilizzare lo schema markup. Allora, i dati strutturati, nel caso delle bici elettriche, io vi ho portato l'esempio di tag proprio specifici di dati strutturati per le bici, ma sapete che dentro schema.org ne trovate di diversi, si aggiungono. Questo, l'ultimo che ad agosto suggerisce Google pro e contro, che però è soltanto per i siti di natura, per ora solo i siti di natura editoriale. Sui dati strutturati facciamo attenzione, perché un utilizzo non appropriato, un po' come dire creativo, dei dati strutturati può portare a dei problemi, diciamo, di penalizzazione. Io fino ad oggi di penalizzazione vera non li ho visti, però ricorda un po' al motore di ricerca quello che si faceva col keyword stuffing, la sovraottimizzazione, eccetera, eccetera, soprattutto quando i dati strutturati non combaciano con i dati in pagina o sono diversi addirittura con quello che compare da mobile, eccetera. Insomma, quando c'è una parvenza di voler fregare, passatemi il termine, il motore di ricerca fa azione preventiva e addio. Non basta nemmeno quello. Giorgio De Vernetti, che è un amico, veramente un caro amico, ha scritto un libro che si chiama Google Liquido, e secondo me già nel titolo è espresso tutto. Che cosa significa? Che ed anche per questo dico, a mio avviso, poi qui se siete, chi fosse di parere opposto me lo dica, io non risponderò, no, però a mio avviso dare report ad oggi di posizionamenti numerici, cioè è in prima pagina, è in terza posizione, non ha più senso, perché come, quando, in che periodo, e che SERP, da quale browser, da quale città, eccetera, eccetera. Il fatto di essere liquido Google implica proprio anche questo, cioè quando Google compone delle entità non è che va solo nel suo database, se no sarebbe un circolo vizioso, ma ad esempio io vi porto questo l'esempio appunto di bici elettriche. Cosa ho fatto? Allora, devo dire che è stata un'analisi breve, non approfondita, perché ovviamente è stata per l'occasione, giusto per far capire il modus operandi quale può essere. Però di solito si può fare questo. Vado su Pinterest considerate che dopo LinkedIn, o prima di LinkedIn, adesso non ricordo, è molto utilizzato in Italia, e scopro ad esempio che c'è un hashtag che è bici elettrica di design. Su Amazon, questa roba qua che fa Amazon la fa già il software di Amazon, cioè mette insieme le recensioni e crea questi tag che sono eccezionali per capire i reali bisogni delle persone e quello che poi cercano. Il rapporto qualità, facile da montare, no? Ovviamente immaginate di fare questo non su una, ma di farlo in maniera automatica con dei software su tantissimi. Avrete poi i vostri specifici tag che vi consentono di ampliare la trattazione dell'argomento. Google Trends, perché vi ho messo Google Trends? A parte, io lo uso molto per le tendenze, ovviamente, ma perché, se vedete, io parlo di bici elettrica, in realtà su Wikipedia l'entità vera e propria è bicicletta pedalata assistita, anche detta bici elettrica, ma se la cerchiamo su Google Trends, bicicletta elettrica è 10.000 volte più cercata rispetto a bici a pedalata assistita, ok? E poi ancora Quora è un po' il buttonatroccolo dei social, però non so quanti di voi lo conoscano, ma è utilissimo, ok? E anche qui andiamo a cercare bici elettrica, facciamo un'analisi di quello che compare, ovviamente un'analisi non può essere, immaginate questo replicato per tantissime pagine, quindi in questo caso è stato manuale, diciamo, ma avviene anche algoritmicamente parlando. E poi gli hashtag di Instagram. Basta questo? Non basta nemmeno, perché, e prima è stato detto, dobbiamo aggiungere alle
ai contenuti che creiamo, non sto parlando delle singole schede prodotto, sto parlando in un'ottica di contenuto appartenente a un'entità che va trattato con una certa, diciamo, come se fosse un approfondimento, diciamo così. Va aggiunto, e questo lo suggerisce anche Google, ma in realtà basterebbe usare un po' di logica, va aggiunto qualcosa di autorevole, qualcosa di apprezzabile, di trust, no? Ne parla proprio Google nelle linee guida dei quality rater. Ad esempio, qui ho preso dei grafici di Statista relativi all'utilizzo della bicicletta elettrica o l'acquisto della bici elettrica per varie zone, eccetera, che posso commentare e inserire nel mio contenuto. Però non tutti possiamo, no, avere accesso a Statista o a report, magari, che costano anche molto. Però ce la possiamo creare, questa fonte. Allora, io sono una fervente utilizzatrice di Google Consumer Survey, che è una piattaforma a pagamento professionale, che è assolutamente abbordabile a seconda della tipologia di sondaggio che fai, ma tu scegli, ad esempio, un sondaggio a 500 persone, il minimo 500 persone per l'attendibilità dei dati, ad esempio 500 persone in Italia o nel mondo, in inglese e in francese, la tipologia di sondaggio, ovviamente se aumentano le domande e se cambia il modo di porle, se ad esempio una domanda diventa condizionata a un'altra, il costo diventa molto ampio. Però ad esempio questo è un risultato di un sondaggio che ho fatto per la seconda volta, quindi nel 2023, l'altro l'avevo fatto uguale identico nel 2022 per vedere le differenze con il Covid, che sono evidenti e che poi porterò al Search Marketing Connect, e ho speso per questo sondaggio, le cui risposte mi sono arrivate in una settimana, filtrate già su file Excel, e anche questo si può collegare con Google Data Studio, anzi è già collegato con Google Data Studio, ho speso un centinaio di euro. Poi andatevi a vedere tutta la panoramica di Google, però che significa? Che io il risultato di questo sondaggio io me lo posso mettere nel mio contenuto dove parlerò di e-commerce. E quindi darò qualcosa di più, di diverso, di nuovo rispetto a quello che già c'è. Altra cosa, quando si parla di particolari argomenti, che siano no entità, a maggior ragione entità, che hanno a che fare soprattutto con il famoso IT, quindi esperienza, autorevolezza e affidabilità, quindi argomenti di salute, argomenti legati anche ai soldi, ovviamente all'aspetto legale, eccetera, in qualche caso ovviamente anche agli e-commerce, non in qualche caso, anche agli e-commerce, perché comunque devo lasciare i miei dati e via dicendo, non basta scrivere un bellissimo contenuto, sarebbe diciamo fortemente consigliato firmarlo. E come firmarlo? Firmarlo col nome e cognome, la biografia, le passioni, le specializzazioni, i link ai social, eccetera. Addirittura qui, allora, c'è stato un update a luglio delle linee guida dei quality rater. Chi è che non sa chi sono i quality rater? Ah, lo sapete tu? Vabbè, una sola, te lo dico dopo, no? Vabbè, ci conosciamo, perché ecco. Comunque, c'è stato questo aggiornamento che aveva proprio a che fare con questo concetto di esperienza, autorevolezza e affidabilità. E se leggete qui, il motivo per cui hanno dato il più basso voto a questo sito di natura medica è perché non ci sono informazioni su chi è il, diciamo, proprietario, su chi gestisce il sito e chi ha creato il contenuto. Non ci sono. È ovvio che se fosse qualcosa di più leggero magari questa attenzione non c'è, però vi posso dire la mia. Quando c'è un grosso cliente che mi chiede di vorrei produrre un articolo di approfondimento molto lungo, eccetera, ripeto, al netto delle problematiche tecniche che ci possono essere su un sito, risolte quelle, vorrei farlo firmare. Allora io consiglio sempre: hai già una serie di nomi delle persone che vogliono scrivere o firmare questo articolo? Cercale online. Cerca di capire che cosa, quali occorrenze il motore di ricerca lega a quei nomi. Ne parlava prima relativamente al brand, no? Cercale online, perché se io, ad esempio, se digitate Maria Chiara Marcella su Google, Google vi dice da solo, io non ho fatto nulla,
come entità professionista SEO, ma non l'ho scritto io. Io ho deciso semplicemente dal giorno della mia laurea nel Medioevo al 2000, dal 2000, che avrei solo e parlato di quello di cui so parlare. Io so parlare solo di questo, di digital marketing e di SEO, per cui tutti i miei contributi online sono su quello. Ora capite che se io oggi mi metto a parlare di SEO e domani mi metto a fare l'esperta di vaccini, ma che credibilità posso avere anche agli occhi, no, del motore di ricerca? Non ci sono occorrenze su di me. Quindi, ad esempio, la firma degli articoli è importante. Ne ha parlato prima anche Alessio, c'è stato un update il 18.8 relativo ai contenuti, anche qui la qualità viene premiata e dice appunto non vi basate su il numero di parole eccetera eccetera. Dicevo, non è facile, ma va fatto questo cambiamento. Io l'ho racchiuso in 7 punti. Il primo: Google si è evoluto veramente troppo, quindi rifuggite da chi vi parla di parole chiave e keyword. Mi sono allontanata troppo? Ok, no? Ok, la presenza di ossessiva di parole chiavi non è che è inutile, può essere deleteria. Quindi evitiamo questo tipo di cosa. Non è che sparisce la selezione chiavi, ma io mi piace usare un altro verbo, si evolve. Si evolve in quello che abbiamo visto, l'analisi dell'identità. I dati strutturati, attenzione perché questa è una cosa che spesso mi viene chiesta, non è che da soli fanno semantica o da sole fanno entità. I dati strutturati aiutano il motore di ricerca a capire meglio il contenuto della pagina. Consiglio vivamente di analizzare quell'entità, quell'argomento su altre piattaforme, che possono essere marketplace, social, eccetera. Consiglio vivamente, ma non lo dico io, di approfondire, il che non vuol dire scrivete tanto, scrivete a seconda dello user intent, cioè di che cosa si aspetta l'utente. Esempio pratico e velocissimo: la prima guerra mondiale, ma io non è che mi aspetto 2 righe, invece la data della prima guerra mondiale mi aspetto 1 riga. Quindi a seconda della query io posso capire se è un contenuto lungo o non lungo. E poi, è stato detto anche prima di me, bisogna diventare autorevoli e attendibili per il proprio settore. Pensare di poter scrivere di tutto ed essere attendibili su tutto è un po' un'utopia che ci piace tanto. E grazie. Allora, io avevo premesso la Rolo Corroia e c'era lei che mi diceva... io ho detto che sono logorroico, no, però insomma non ho sforato. Una domanda. Nessuna domanda? Grazie. Grazie a voi. Grazie, Maria Chiara. Aspetta. Voilà. Grazie. Allora, il prossimo intervento è di un'aspirante scrittrice. Ma lei al momento lavora come content manager a Wordlift, spera di toccare con mano un giorno un libro scritto da lei. Vi presento Valentina Izzo. Dammi il... Grazie Silvia, grazie a tutti, benvenuti. Io sono, come diceva Silvia, sono Valentina, la Marketing Content Manager di Wordlift, e oggi voglio portarvi un caso concreto, qualcosa che siamo riusciti a fare in Wordlift analizzando le entità, quindi ritorna il tema delle entità, e utilizzando uno strumento che abbiamo sviluppato in casa e che ci aiuta nella ricerca semantica delle keyword. Quindi che cosa vedremo? Il customer journey e il messy middle, come far rankare un contenuto con l'analisi semantica delle keyword e il SEO add-on per Google Sheet di Wordlift. E io parto da qui, dalla definizione nel customer journey che fa Google. Google dice: le persone non prendono decisioni in maniera lineare, molte cose succedono dal momento in cui
nell'utente nasce il desiderio di qualcosa, il momento in cui fa un acquisto, e quindi noi siamo lì che dobbiamo andare a lavorare. Ed ecco che Google definisce il messy middle, che parte da un trigger che può essere un evento come questo e che si sviluppa in due fasi, dove c'è una fase esplorativa e una fase valutativa, e che finisce, speriamo, nell'acquisto. Nell'analisi degli intenti di ricerca siamo andati un po' ad analizzare queste due fasi del messy middle e abbiamo visto quali intenti di ricerca ritroviamo all'interno del viaggio dell'utente. Nella fase esplorativa ritroveremo l'intento di ricerca informazionale, l'utente vuole sapere che cosa, e l'intento navigazionale, quindi l'utente vuole cercare una soluzione. Nella fase valutativa, quando l'utente già sta valutando la soluzione che vuole acquistare, troveremo l'intento di ricerca commerciale, e quindi vorrei comprare ma, e l'intento di ricerca transazionale, vorrei trovare un'offerta per comprarla ad un prezzo migliore. Quindi che cosa abbiamo fatto? Sono partita dalla mia query. La mia query per scrivere l'articolo era Best SEO Plugin for WooCommerce. E ad oggi questa, all'interno del messy middle che abbiamo visto prima, la mia query si posiziona nell'intento di ricerca commerciale. Quindi in questo momento l'utente sta dicendo vorrei comprare ma ancora voglio capire qual è la migliore soluzione alla mia esigenza. Il risultato, siamo riusciti a posizionare il contenuto come primo nella SERP di Google, ottenendo anche rich snippet in primo piano, e questo ha favorito le conversioni. Quello che abbiamo notato, nelle settimane a seguire dopo la pubblicazione dell'articolo, è stato un aumento, seppur leggero, delle vendite del plugin. Come ho ottenuto questo risultato? È qui che arriva, il bello. Con l'analisi semantica delle keyword e utilizzando uno strumento che abbiamo sviluppato in Wordlift, che è il SEO add-on per Google Sheet. Sono partita da una serie di query per le quali volevo far posizionare il mio contenuto. Ho utilizzato il Google add-on per analizzare la SERP e vedere quale di queste query aveva un rank migliore. Ho selezionato le entità che sono significative per il mio business, le ho importate nel vocabolario e ho inserito nel mio contenuto la marcatura a quelle entità. Scusate. Quindi due sono i passaggi fondamentali che mi ha permesso di fare il Google add-on nella costruzione, nella creazione del mio contenuto. Intanto mi ha permesso di identificare le entità rilevanti per il mio contenuto, che quindi riguardano la mia query e che già sono presenti nel mio vocabolario. Indicandomi quelle entità che sono rilevanti e che mi sta dicendo che se io inserisco il link da queste entità al mio contenuto e viceversa rafforzo i link interni, e questo ovviamente va ad incidere positivamente sul posizionamento del contenuto. La seconda cosa che mi permette di fare è che mi permette di individuare quelle entità che sono rilevanti per il mio contenuto ma non sono ancora presenti nel mio vocabolario, e quindi questo mi dice di aggiungere l'entità nel vocabolario e di inserire all'interno del contenuto una qualche menzione a quelle entità. Per esempio, nell'analisi che abbiamo fatto per il Best SEO Plugin for WooCommerce, abbiamo visto che il Google add-on ci diceva che
click through rate era un'entità rilevante per il nostro, per la nostra query e che quindi Google si aspettava di trovarla all'interno di quel contenuto. Quindi quello che noi possiamo fare per migliorare ulteriormente il contenuto è andare ad inserire una menzione all'interno dell'articolo che riguardi il click through rate e annotare l'entità. Quindi che cosa mi ha permesso di fare questo, diciamo, questo esperimento su questo contenuto? Che cosa mi posso aspettare di ottenere dall'analisi semantica delle keyword? Di ottimizzare i contenuti, sia quelli che ho già nel mio sito web, ma anche di trovare dei topic interessanti, dei nuovi topic da coprire, migliorare l'esperienza dell'utente e il suo coinvolgimento, ottenere un miglior ranking su Google, far crescere il traffico organico al sito web e ovviamente aumentare le conversioni. Quindi come siamo riusciti insomma a farlo noi, tutti possono farlo seguendo questo, questo percorso. Domande? Perché dovrebbero essere? Il nuovo può essere anche disponibile in una casa per cui ci potete parlare se lo volete. Jeremy? Yes, I thought that was wonderful. I don't speak Italian, but I understood every word. Oh, thank you! Thank you! And also, we can add that finally, after many months, that myself and David Pettis made it successfully. For the first time. That is very true. Excuse me, sorry. David and the right tried to explain this whole plugin to me. 2 months. In English. I just understood it. In Italian. Grazie mille. Ok, siamo arrivati quasi alla fine. Abbiamo l'ultimo intervento. E vi presento la professoressa di marketing alla University di Chicago, Francesca Barbarossa. Grazie mille. Ok, mi sentite? Di solito non ho nemmeno bisogno del microfono. Allora, grazie mille. Eccomi qua. Allora, sì, un brevissimo insegno marketing alla Loyola University of Chicago qui a Monte Mario. Hanno un campus, l'unica università americana che ha un campus qui a Roma. E ho fatto online marketing per tutta la vita, penso, sì, dal 99 lavoro per i due portali ormai preistorici, Libero e Virgilio, che poi si sono uniti insieme, e ho fatto partnership quindi tutta la vita, e gli ultimi anni all'interno di questi due portali ero brand manager di Si Viaggia, brand che ho creato io. Abbiamo parlato di brand durante le altre presentazioni, e da lì sono rimasta nel mondo ovviamente del travel, mia grande passione, quindi sono uscita, ho detto ok, dopo circa 20 anni di marketing ho forse qualcosa da dire, sono diventata insegnante, quindi docente di marketing. Nel frattempo ho aperto questo sito, voicesearch.travel, il dominio, devo dire ancora grazie ad Andrea che ha contribuito al brand in realtà, quindi alla URL, perché qual è il nostro aim? È quello appunto di creare contenuti sulle destinazioni di viaggio, cercando di farli proferire poi, no, dalla voice di Google, quindi inserendoli
nello snippet, in quello che viene chiamato snippet. Quindi, però questa volta, oggi, quindi non vi parlo di altre cose, allora innanzitutto quando ho ricevuto, no, sono stata contattata da Silvia per parlare questa sera a SEO e Innovation, per me è stato un grandissimo onore, ti ringrazio ancora, vi ringrazio. Poi subito la seconda domanda, la seconda pensiero che mi è venuto in mente è cosa vado io a parlare in questo tempio di guru, di SEO, che cosa posso dire? Poi ho pensato a qualcosa che stavo facendo, un mio interesse. Effettivamente nell'ultimo anno sono stata ossessionata, affascinata, dite voi, dagli elenchi delle Google Maps. Ora, chi di voi conosce cosa sono gli elenchi o in English lists? Do you know the lists of Google Maps? Have you heard of it? I want to know more. Nessuno di voi conosce gli elenchi del Google Maps? Io sono di questi stati grazie alla tua. Ok, perfetto. Grazie. Mio marito Andrea, co-founder di voysearch.travel. Adesso, dopo questo breve video di introduzione di che cosa sono le Google, le lists in inglese o gli elenchi delle Google Maps, vi spiegherete perché nessuno di voi ne ha mai sentito parlare, pur essendo, secondo me, una grandissima innovazione, funzionalità che Google ha messo a disposizione di persone che lavorano nel travel, nella travel industry. Ok, quindi proviamo ad andare avanti e partiamo. Aspetta, mi aiuti? Vai. Partiamo con il video. Che devo fare? Non credo che parta. Se non parte, come non c'è? Avevo messo il link. Aspetta. La puoi ritrovare, puoi ritrovarla, puoi ritrovare da quella che ti ho mandato? Non so. Per cercare di capire. No, ti direi di andare avanti. Ok, va bene, ve la spiego velocemente. Allora, questa è una funzionalità, avevo fatto un piccolo video, se vuoi puoi provare a vedere nella mail che ti ho mandato. Si proietta tutto? Ok. Allora, queste sono varie list. Allora, in breve, Google dà la possibilità di creare un elenco di luoghi, ve la descrivo, siamo a Roma, best pizzerie a Roma, best restaurants in Roma, ok? E che cosa fai? Puoi mettere uno, due, tre, puoi creare un elenco di queste pizzerie, diciamo, 5 milioni di pizzerie a Roma, crei un elenco, cerchi su Google Map, su Google Map ti appare il nome della pizzeria e inizi a costruire un elenco, diciamo un elenco di 5 pizzerie. Che cosa succede? A un certo punto, sotto ogni pizzeria puoi scrivere il tuo commento e hai creato così un elenco. Pensiamo per esempio quando andiamo a visitare dei luoghi o le 10 attrazioni, maggiori attrazioni di Roma o le 10 più belle fontane e puoi costruire un elenco. Questi elenchi li puoi fare sia privati sia li puoi rendere pubblici. A tutti, quindi visibili. E quando sei dentro un elenco, praticamente per ogni location, per ogni, in questo caso, pizzeria o luogo interessante dell'elenco, tu sei esattamente dentro le Google Maps. Quindi è pazzesco perché tu puoi, per esempio, mettere indicazioni di viaggio,
che ti permettono di capire se vuoi andare a piedi o con la macchina o con i mezzi pubblici, quanto ti ci vuole per arrivare a quel ristorante. Diciamo, dal ristorante poi vuoi andare al museo, di nuovo puoi vedere a che ora chiude il museo, ok? Poi diciamo, hai finito la tua visita nel museo e vuoi andare, devi pernottare, quindi seguendo questo elenco, che è un, appunto un'indicazione, c'è l'hotel. Ovviamente prima, se già sei dentro le Google Maps, cosa fai? Prima chiami oppure prenoti direttamente online per vedere se c'è disponibilità. Ovviamente prima di prenotare vuoi andarti a vedere qualche recensione, ma sei dentro le Google Maps, puoi fare tutto, quindi tutte le funzionalità che hai dentro le Google Maps le puoi effettivamente puoi utilizzare tutte queste funzionalità. Qual è il problema? È una funzionalità che abbiamo visto a livello turistico è eccezionale, se non che nessuno di voi conosce questi elenchi, queste list. Cioè, Google ha reso impossibile arrivare a conoscerli. Allora, quindi abbiamo detto un ottimo strumento, sei già dentro, puoi anche chiamare l'esercizio commerciale, ma che cosa devi fare? Adesso provate tutti col vostro cellulare. Allora, se entrate dentro le Google Maps, avete il vostro profilo, dovete entrare dentro. Avete mai fatto recensioni? Allora, persone che fanno recensioni possono entrare nel profilo perché hanno già... Siete local guides? Ok, chi è local guides? Per chi è local guides è semplice. Entrate dentro il vostro profilo, ok? Dentro il vostro profilo avete prima tutte le foto che avete postato, poi avete tutte le recensioni e poi giù in fondo, in ogni profilo, ci sono finalmente gli elenchi che avete creato, ok? Per accedere agli elenchi che altre, al mio elenco, dovete creare un vostro elenco, dovete loggarvi, Google deve sapere chi siete, dovete creare un vostro elenco, stare dentro un elenco di una città, dopodiché Google sotto vi presenta la possibilità di accedere alle altre list, agli altri elenchi. Ma come? Non è semplice. Tu fai scroll down, vedi tutti gli item della lista e poi si blocca la ricerca. Allora dici, vabbè, ho finito la lista. Se continui a dare altri 2 o 3 scroll, Google apre sotto un ulteriore spazio dove ti suggerisce le altre liste. Cioè, praticamente impossibile. E da qui, allora, diciamo innovation e SEO, il titolo di questa conferenza, come fare arrivare le persone a questi elenchi. E così ho appunto pensato di utilizzare la SEO, l'intelligenza artificiale di Wordlift, per scrivere sul mio travel blog, non riesco ad andare avanti perché volevo fare, per scrivere sul nostro travel blog degli articoli che possano portare le persone alle mappe, alle list delle mappe. Allora, in questo caso abbiamo il titolo, cosa fare, come vedere, il case study che porterò di Ginevra, e qui abbiamo Laura Zancolò dell'ente del turismo della Svizzera, grazie alla quale siamo andati appunto a Ginevra e abbiamo quindi creato con l'ente del turismo di Ginevra vari elenchi, ne ho creati 3 delle Google di list sulle Google Maps. Allora, che cosa fare? Innanzitutto come renderle accessibile tramite la SEO? Beh, utilizzare in questo caso un sito di travel, ok? Quindi il mio. Ho aggiunto il link del blog post nell'elenco, ho ottimizzato la marcatura nell'elenco e ho creato la categoria elenco Google Maps, per cui la URL sì, mi viene un po' lunga, e ho aggiunto nel vocabolario, questo anche grazie ad Andrea, dice prova magari a fare così come indicazione, 1 o 2 entità che corrispondono agli esercizi commerciali o all'attrazione turistica, museo, fontana,
che fa parte dell'elenco. E questo è quello che viene fuori. Ecco i due case study, uno con Svizzera Turismo e l'altro con l'Ente del Turismo della Francia nella regione dell'Auvergna. Possiamo andare avanti con l'altro? Ok. Questi sono, questo è l'articolo creato, è uno dei tre articoli che porta alle Google Maps. E quindi ovviamente nell'articolo ho inserito le due entità che sono l'Hotel Bristol a Ginevra e una delle experience bellissima che è quella del watchmaking. Per cui tu vai a Ginevra, nel mio elenco delle cose, cosa fare a Ginevra, l'elenco delle cose da fare Ginevra in tre giorni, tra le varie experience, oltre quella ovviamente del Choco Pass, per cui ho creato un ulteriore list, elenco, dove ti fai il tour delle cioccolaterie, ok? Sono arrivata alla fine, è stato difficile arrivare a mangiarsi l'ultimo cioccolato, ma ce l'ho fatta, l'ultimo pezzetto, gli ultimi cioccolatini. E quindi che cosa abbiamo fatto? A questo punto abbiamo creato, abbiamo inserito queste due entità, l'altra vi dicevo che è quella di un'azienda eccezionale, si chiama Initium, che ti fa letteralmente smontare e rimontare un orologio svizzero. Per cui tu stai lì e anzi ti assembli il tuo orologio e vai a casa con il tuo orologio che di sicuro è unico perché hai scelto tu i pezzi lì interno e lo hai montato tu. Quindi ho messo in questo elenco diciamo di Ginevra in tre giorni anche questa ovviamente questa experience. L'altro diciamo case study è quello sull'Alvernia, simile regione verde della Francia, per cui pure ho creato un altro elenco, un'altra list. Come abbiamo detto, potenzialità enormi, bisogna capire perché Google, può andare anche avanti se vuoi, perché Google non rende accessibili ancora le list. Allora, innanzitutto perché Google è content driven, sappiamo tutti, per cui a differenza dei normali social che sono invece account driven, tu su Google non puoi seguire un account, non puoi seguire voicesearch.travel o Francesca Barbarancia, quindi devi prima andare su una foto, un contenuto che io scrivo e se ti piace a quel punto clicchi, visualizzi il mio profilo e decidi di seguirmi. A quel punto quando sei dentro il mio profilo vai a vedere sotto scroll down e vedi i vari elenchi che io ho creato. Questa è la difficoltà ad oggi per arrivare, cioè è così difficile arrivare diciamo alle map. Nelle ultime diciamo mie ricerche ho capito che forse nel guarda di più, questo è quello che ti succede, no? Dentro l'elenco un giorno a Urbino, arrivata alla fine, ti dice guarda di più e questi sono altre, lists, altri elenchi che ha creato Google. Ah, tra l'altro una cosa interessante, con l'intelligenza artificiale, penso che sia intelligenza artificiale con questa, Google crea degli elenchi, un po' lo fa Google con questo e altri invece quando c'è Local Guide, invece di essere l'intelligenza artificiale, sono delle persone proprio di Google che creano questi elenchi. Il mio ancora non è mostrato, quindi sto cercando di capire perché. Forse perché Google privilegia le local guides, non lo so. In quel caso sto cercando adesso di far crescere al livello 8 Francesca Barbarancia invece di voicesearch.travel che non può essere local guide o forse gli elenchi più salvati. Sto cercando ancora di capire qual è la ratio di Google nel proporre questi altri elenchi.
Quindi per chiudere, sicuramente Google ha tirato fuori una funzionalità. Mi dispiace che non è partito il video e non ha reso... siete riusciti voi a entrare dentro gli elenchi? Ok? Quindi, cioè, adesso mi dispiace, poi magari ci giocherete un pochino a casa, non sono riuscita così a rendere quello che è, ma effettivamente una funzionalità pazzesca, secondo me, per il mondo del travel da sfruttare. Ancora Google, secondo me, non ha capito su che cosa si siede e che cosa ha tirato fuori. Probabilmente, io dico perché stanno nella Silicon Valley, il loro, a differenza di noi europei, no, il turismo per loro non è un core business. Grazie. Ok. Domande, no? Domande magari all'aperitivo col cellulare davanti. Allora, grazie a tutti. Diciamo, la nostra sessione di interventi è terminata. Grazie per la partecipazione. Possiamo spostarci di sotto al giardino dove ci aspetta un aperitivo fino alle 22. Quindi grazie ancora per essere venuti, grazie a chi ci ha seguito da casa. Grazie ai relatori, a Jason per lo streaming, grazie a tutti, grazie a Wordpick. E qui ci sono anche dei gadget, se volete prenderne alcuni. E grazie ancora.